Invece il passato è l'ultimo film di Asghar Farhadi che dopo il successo planetario di Una separazione torna su un tema abbastanza vicino, anche se in un'atmosfera da Day After, dato che in questa occasione il regista ha voluto confrontarsi su una coppia che si è separata e anzi a 4 anni di distanza il protagonista viene chiamato dall'ormai quasi ex moglie per tornare in Francia e firmare le carte del divorzio. Troverà in questo ritorno in un nucleo familiare abbastanza articolato una situazione che cela miriadi di complessità relazionali tra i vari elementi del nucleo familiare, che si compone appunto dell'ex moglie Marie, la bravissima Bérénice Bejo, da Samir, il suo nuovo compagno che è sposato con una donna che giace su un letto in coma da ormai diversi mesi, dalla figlia avuta da un'altra relazione di questa Marie, con cui ha un rapporto difficilissimo di tensioni costanti. Farhadi ha avuto la capacità di trovare una protagonista assolutamente perfetta per questa parte. Bérénice Bejo, infatti, è stata premiata a Cannes, dove è stato presentato il film come miglior attrice protagonista. E il regista non ha mancato di ricordare che immediatamente è entrato in sintonia con Berenice, proprio per la capacità di questa attrice di riuscire a instillare il dubbio, che è un elemento per lui fondamentale per poter lavorare con un attore. E ricordando il loro primo incontro avvenuto negli Stati Uniti durante il tour promozionale di The Artist, ha ricordato che la cosa che più l'aveva colpito di quell'interpretazione dell'attrice fu proprio l'intelligenza evidente e una certa capacità di colpire, di andare a fondo, di superare quella che era la semplice interpretazione. Il passato è il primo film francese di questo acclamatissimo regista iraniano. E è curioso perché questo film, frutto di una sedimentazione abbastanza lunga per quanto riguarda la scrittura, non è subito stato francese. La location, che è una Parigi che rimane però sempre sullo sfondo, è una location che ha anche interferito ed è intervenuta nella scrittura stessa del testo, proprio perché Farhadi ha riconosciuto come nei suoi film solitamente i personaggi parlano sempre in modo indiretto, riconoscendo in questo un elemento tipico della sua cultura di provenienza, e decidere invece di girare il film in una città come Parigi, scelta proprio per la sua capacità di custodire quasi intrinsecamente un'idea di passato, l'aveva anche costretto a rivedere i personaggi e a farli parlare in modo diretto, e quindi facendo un lavoro anche che prevedesse un aggiornamento, una modifica di quelli che sono i suoi usuali modi di relazionarsi con i protagonisti, i personaggi del film. Farhadi è stato già riconosciuto come un regista che non sbaglia un colpo, secondo alcuni, e tanto che appunto raggiunse gli onori della cronaca internazionale con già i primi film. E ormai di casa a Berlino ha conquistato uno dietro l'altro morsi d'oro e d'argento. Più di tutto è conosciuto indubbiamente Una separazione, che si è aggiudicato tra l'altro anche il premio Oscar l'anno scorso. Premio Oscar che il suo stato, l'Iran, il suo paese, non ha voluto riconoscere proprio per lo sguardo un po' indubbiamente critico su alcune dinamiche sociali, relazionali e culturali che venivano esposte, descritte, analizzate in questo primo film. Dicevamo che l'Oscar di Una separazione è stato un Oscar praticamente sconosciuto, disconosciuto in casa, in Iran. E risulta quindi abbastanza curioso che sia stato proprio l'Iran che quest'anno ha candidato il passato come film da presentare in corsa ai prossimi Oscar all'Academy. Curioso altrettanto è sapere che dopo questa candidatura è nata una polemica interna rispetto alla paternità effettiva di questo film, che non essendo unicamente iraniano non si riconosce come bandiera ed emblema della produzione cinematografica nazionale. Il regista ha deciso di rispondere nel migliore dei modi possibili, ricordando come un'opera, quando davvero è un'opera che funziona, ha un linguaggio che è universale, per cui andare a cercare
una nazionalità, relegarla a quella probabilmente impedisce semplicemente di fruirne nella sua totalità.